Ancora la bestemmia da solo, bestemmiava da solo. E quei signori che erano accanto gli hanno detto: scusi, ma che sistema è? È uscito fuori, ha detto: ascolta, non bestemmiare, non fare sto casino, perché sennò mi tocca chiamare la polizia, non l'avessi mai detto. Siamo al ristorante Passaparola in pieno centro ad Arezzo, viale Michelangelo, e domenica sera il locale è pieno di clienti, famiglie con bambini al seguito. All'improvviso un 32enne di origini marocchine fa il finimondo, prima le bestemmie, poi le offese alla cameriera e infine le minacce al titolare. Come ho detto polizia, carabinieri o polizia carabinieri, ma hanno cominciato a fuggire da là a qua. Io sono arrivato qui a pelo perché questo mi voleva ammazzare, era una furia. E io da dentro qua con la porta lo lasciavo fuori, dopo si sono alzati anche tre o quattro clienti, chiaramente venendomi a difesa, no? Riescono a farlo uscire, ma lui non demorde, rientra e spacca tutte le bottiglie di vino in quattro, lo bloccano di nuovo e lo fanno uscire. Si chiudono a questo punto dentro in attesa delle forze dell'ordine. È entrato dentro con una furia, io non ho mai visto una persona con una furia in questo modo, ma veramente in vita mia, sono 10 anni, più 20 anni ho fatto l'operaio, quindi sono 30 anni che faccio questo lavoro. È entrato dentro, qui c'ha tutte le bottiglie, ha iniziato a spaccare, a tirare giù tutte le bottiglie, tra l'altro penso 30 bottiglie più una di 3 litri, quindi qui c'era tutto, si scivolava, bambini che piangevano, le donne che piangevano. Non si riusciva a fermarlo, tutti i tavoli, tutti i bicchieri prendeva di qua, di là, insomma, no, una cosa mai vista, una furia mai vista. Sul posto arriva la polizia che non senza difficoltà lo ferma e lo porta nell'ambulanza della Croce Bianca, anche uno dei poliziotti è rimasto ferito. E voleva entrare, aveva preso lo sgabello, voleva spaccare la porta, pigliava calci la porta, voleva spaccare tutto, entrare per forza dentro a spaccare tutto. Mi ha minacciato, io ti ammazzo, io tanto ti riprendo, io di qua, io di là, di tutto. L'arresto è stato convalidato e l'uomo ha ricevuto un divieto di dimora nel comune di Arezzo. E si sente sicuro? Mica tanto, no. Cioè non sa chi t'entra, non sa chi, come è, se esci, se non esci, insomma. Poi questa zona è diventata un po'... ti rompi anche le scatole a un certo punto, insomma.